Expo Vending Sud 2017, un nuovo player qui dinanzi alle telecamere di VendingTV.it è la Avellana TD Group, proprietaria del marchio Nobis, e qui con me c'è il suo amministratore Luigi Nobis, che saluto e ringrazio per aver distratto la sua attenzione, perché era impegnato dall'assalto che tutti i player qui a questo stand hanno fatto nelle ultime ore. Buongiorno Luigi. Buongiorno a tutti, salve, buongiorno. Luigi, voi fate un prodotto che direi è unico, la crema di nocciola. Adatta, sì, esatto, proprio per fare il caffè. Noi partiamo dal prodotto nostro principale, che è una crema a base di nocciola, poi comunque nel tempo il prodotto è stato evoluto facendo una crema al limone adatta per il caffè, una crema al pistacchio, una crema alla mandorla, cioccolato bianco, cioccolato fondente, anche se comunque noi le nostre radici sono sempre la nocciola, da dove poi parte tutto il progetto che abbiamo portato avanti, con del cioccolato alla nocciola, con delle tazzine e tante belle cose che oggi abbiamo portato qua in fiera per fare vedere un po' a tutti, farle assaggiare, eccetera. E io dicevo proprio che loro fanno un prodotto unico, perché è pur vero che ci sono dei prodotti analoghi sul mercato e anche sul territorio nazionale, ma buono come quello che ho appena assaggiato, credetemi, davvero non ce ne sono. Qual è il segreto del successo dei vostri prodotti? Certamente. Allora, diciamo che il segreto è dovuto pure al fatto che noi sfruttiamo prettamente prodotti del territorio. Noi trattiamo esclusivamente nocciole della zona dell'Avellinese, che per noi sono le migliori per alcune caratteristiche che hanno. Inoltre da poco è stata inserita tutta una linea nuova di spalmabili, di creme, come cioè stavamo prima parlando dello spalmabile all'olio extravergine di oliva, dove noi veramente ci affidiamo a un olio campano extravergine di oliva di altissima qualità, che poi dà un risultato all'assaggio che abbiamo visto prima, avendo risultati che uno spera di portare avanti col tempo a lungo termine. Luigi, la vostra è una storia recente nel settore della distribuzione automatica. Siete presenti nel vending da circa 4-5 anni, ma viene fuori da un'esperienza fortissima e davvero di grosso rilievo nell'ambito della pasticceria. Come nasce dunque il marchio Nobis, che è anche il tuo cognome? Certo, sì, che fa parte del, cioè il mio cognome, niente, il marchio Nobis inizia a essere più cioè diciamo messo in atto essendo noi comunque pasticceri, e quindi col tempo si iniziano a fare prodotti nuovi cercando di assemblare, perché poi il pasticcere è quello che assembla le cose, quello che pensa di mettere insieme tanti prodotti per far uscire delle cose buone, come è stato fatto per le tazzine di pasta frolla, che non è altro che un pasticcino, è un dolce rivestito con uno zucchero sottilissimo che noi mettiamo in tazzina di idrorepellente, quindi al contatto col caffè non la fora, ci dà il tempo di girarlo, di berlo e mangiare la tazzina stessa. D'estate la usiamo per creme caffè, gelati, cioè veramente è un uso ampissimo che non c'è limite poi alla fantasia di chiunque la compra. Ecco, noi stiamo parlando delle tazzine che sono anche alle nostre spalle. Nel caso specifico ne prendiamo una, Luigi, in modo da poter andare a mostrare a tutti loro in che modo è fatta. Beh, in questo caso Luigi mi ha passato il Deplian che voi distribuite ai vostri visitatori, ma facciamone vedere una dal vivo, apriamola. Sono confezionate singolarmente per avere un'igienicità maggiore del prodotto, l'apriamo, pesa circa 35 grammi ed è fatta la caratteristica importante con zucchero di canna e farina di Kamut, quindi una farina poco raffinata, uno zucchero meno dolce rispetto allo zucchero bianco che per noi, come prima dicevamo, di usare prodotti di alta qualità come materie prime, crediamo in questi due prodotti. Proprio per non dare una dolcezza eccessiva al prodotto è stato scelto lo zucchero di canna. Quindi direttamente ci facciamo il caffè all'interno, non fuori, perché se no c'è uno strato sottilissimo di zucchero, quasi non si vede, però tiene il caffè. E allora
questo che abbiamo visto ha un color cioccolato, perché? Noi andiamo proprio ad, cioè noi proprio l'impasto della tazzina viene fatto al cioccolato, al limone, alla mandorla, che nel caso specifico solo il pistacchio noi è un prodotto che comunque compriamo in Sicilia, perché abbiamo trovato il pistacchio che noi dava la, cioè il sapore più giusto per fare la tazzina. E poi Sicilia è la terra del pistacchio, quindi non c'era dove cercare altro. In questo caso il territorio è ricavato proprio da questa meravigliosa isola. Luigi, però appunto l'arte pasticcera vi ha portato a utilizzarci come vogliamo, perché comunque dal colore, dall'impasto, inoltre con un sistema di stampa a tampone, noi riusciamo comunque sulla tazzina a riprodurre sia il logo del marchio che si approccia al nostro prodotto, dalla scritta, magari una tazzina che noi facciamo nel periodo natalizio con la scritta di Buon Natale, al profumo di cannella, per la Pasqua ne abbiamo fatta una che infatti c'è il bordino bagnato nel cioccolato, ai fiori d'arancio. Quindi è veramente una cosa che lascia libera la fantasia, un prodotto che uscirà fra poco è una tazzina, un lato al latte e un lato al fondente. Quindi veramente un prodotto che permette di esprimersi al pieno. Io in occasione dei mondiali avremo la tazzina tricolore. Insomma, ci sono tante opportunità per poterle personalizzare ed esprimere così qualunque cosa uno desideri, anche per esempio il riempimento con la panna, congelato, perché tu mi hai mostrato poco fa che non c'è uno scioglimento immediato, ma anzi la tazza tiene. Quali sono le cose, in breve, che presentate qui a Expo Vending Sud, oltre alle tazzine e al prodotto spalmabile di cui mi hai parlato prima? Allora, altri articoli che comunque, vabbè, noi puntiamo molto sulle tazzine e sullo spalmabile, l'olio extra vergine di oliva come prima stavamo facendo vedere. Inoltre c'è il topping piccolino da 120 che l'ha esposto nella prima vetrina, che è un articolo che va proprio bene nel settore del vending, infatti parecchi clienti nostri lo usano per metterlo nelle cialde, nel cartone, oppure per venderlo poi negli espositori che ci sono, che vengono comunque dati in dotazione al cliente. Grazie dunque Luigi, sei stato grazie davvero molto esauriente. Grazie a voi. Ora io, se, con il vostro permesso, cerco di assaggiare l'unica cosa che lui ancora non mi ha offerto, questa crema da leccarsi i baffi che assomiglia tantissimo alla Nutella, ma è fatta con l'olio di oliva. 5% di nocciole con olio extravergine di oliva campano. Questo affinché io possa tutelarvi e consigliarvi nel modo giusto, sacrificandomi naturalmente in virtù della causa. Grazie Luigi. Grazie a voi e a tutti. E allora saluta appunto gli amici di Vending Salutiamo TV. Tutti gli amici di Vending TV, grazie. E grazie ancora. Io nel frattempo, dopo aver assaggiato questa buona crema che spero lui ora davvero mi andrà a offrire, proseguo con altre interviste per le novità presentate qui a Expo Vending Sud 2017. A tra poco.